Eric, hanno suonato il citofono. Vai a vedere tu. Che bello. Dominic, guarda. Che c'è? Hai risposto al citofono? Chi era? No che non ho risposto, perché guarda. Cos'è? È il videocitofono. C'è qualcuno incappucciato. Ma chi è? Non lo so. E infatti, Eric, allora perché non hai risposto? Rispondi al citofono dicendo chi è e quella persona ti dice chi è. Semplice. Ma è incappucciato! E io non rispondo a uno incappucciato che suona il mio citofono. Dai, esagerato. Se ha il cappuccio non per forza è un malintenzionato. Magari sente freddo. D'estate? Visto, continua a suonare. E allora rispondo io. Aspetta. Ma guardala bene. Quella è... tua sorella! No, cosa? Sì, è tua sorella Isabella! Hai ragione, quella è Isabella, con una felpa col cappuccio. E continua a suonare. Ah, allora è lei! Rispondiamo! No, aspetta! Se è Isabella, allora noi non rispondiamo! Perché? Perché Isabella mi odia! Lo sanno tutti, non mi sopporta! Si arrabbia sempre con me ed è anche un po'... pericolosa. È sempre, sempre arrabbiata, guarda! Sì, in effetti sì. Oh! Piano! Ma lo distrugge così! Oh, no, 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 quello l'ho appena comprato! L'ho appena comprato! Forse è arrabbiata perché è maleducazione non rispondere al citofono. Oppure è arrabbiata perché è venuta qui soltanto per prendersela con me! Chissà che cosa vuole adesso! Dirà che le ho fatto qualcosa anche se non le ho fatto niente. Quindi io non le apro, facciamo una cosa. Le apri tu! Io faccio finta di non essere in casa, ciao! Cosa? Ok, va bene. Dominic sta esagerando, è un po' antipatica, ma che sarà mai? Io mi chiudo in questa stanza e me ne starò qua dentro tranquilla, almeno finché Isabella non sarà andata via. Chissà che cosa è venuta a fare. Su, apriamole. Non avrei dovuto fare tutta questa fatica. Isabella? Si può sapere perché non rispondete al citofono? Perché hai suonato? Non l'ho sentito. Avrò suonato almeno 500 volte. Siete sordi per caso? Esagerata. Ma piuttosto, come sei entrata? Ho scassinato la porta, no? Cosa? Questa è la maniglia, tieni. Ma... poi gliela rimonti. Ma la porta! Non era necessario, stavo venendo ad aprire. Dov'è Dominic? Perché non c'è mai? Dov'è? Lei è uscita e è andata a fare delle compere. Puoi tornare un'altra volta a trovarla. Le dico che sei passata, le farà piacere. No, l'aspetto qua. Tornerà, giusto? Sì, e non vedo l'ora. Che bella giornata oggi, eh? Ci sono le nuvole. Era così, per parlare. Sono nella stanza accanto, li sento, ma non riesco a capire che cosa dicono. Vorrei proprio saperlo. Chissà di cosa stanno parlando quei due. Forse potrei andare a vedere. No, 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 meglio restare qua. Non ho voglia di incontrare Isabella. Comunque, Isabella, ti trovo bene. Sei in gran forma. È da un po' che non ci vediamo. Che vuoi dire? Mi stai prendendo in giro? Mi trovi diversa? No, 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 stai prendendo. Vuoi dire? Non ho detto questo! Non l'ho detto proprio, volevo essere gentile! Non mi permetti! No! Sei uno sferzato! Ah, dove l'hai presa? Ai, ai, ai! Piano, sta ferma! Io non l'ho detto mai! Ai, 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 ai! Che ai! Ai! Ah! Smettila! Fermati! Aiutalo! Un momento, quello è Eric che sta urlando? Che succede lì dentro? Vabbè dai, staranno scherzando. Dovrei intervenire? Nah. Non ce la faccio più. Ok, vado da loro, non posso lasciare Eric da solo, non è giusto. No! No! Non ti ha insegnato nessuno! Ma non ti ha insegnato nessuno! Io volevo farti complimenti. Ehi, ciao! Ciao Isabella, che sorpresa trovarti qui! Ma che state facendo? Dominic! Che bello! Sono felice che sei tornata a casa! Era ora! Dominic! Dominic è pazza! Pazza, pazza, pazza! Aiuto, è pazza! Stai attento, è pazza! Io l'avevo detto! Dominic, finalmente ti stavo aspettando! Ah, aspettavi me! Proprio me! Come mai? Ti serve qualcosa? Posso aiutarti? Sì! Parla con lei! Io non c'entro niente, non farmi male! Sono qui perché volevo parlare con voi. Per parlare? Con noi? Dici pure! Hai sentito Eric? Vuole parlare con noi, con entrambi! Ah.
stronzata. Smetti, l'ha detto parlare. Io mi ho terrorizzato. Componiti. Ah, dici pure, parliamo. Ecco, io volevo farvi delle domande. Magari chiedervi dei consigli. Dei consigli? A noi? Ma... Dici, Isabella. È strano. È difficile, come dire, non so da dove iniziare. Mettiamoci comodi, parliamo, dai Eric, siediti. Puoi dirci tutto, possiamo parlare, dici pure. Siamo qui per ascoltarti e per aiutarti se possiamo, giusto Eric? Ah, te, certo, se hai bisogno puoi contare su di lei. Ecco, voi avete dei gatti, no? E com'è avere dei gatti? Com'è? In che senso, Isabella? Ma che domanda è? Mi ha chiesto com'è! È difficile rispondere? Com'è? È bello, è bello. Noi vogliamo tantissimo bene ai nostri gatti. È bello perché ti danno tanto affetto. E devi passare tante volte l'aspirapolvere. È bello pure questo, no? Sì, gli devi dare da mangiare. E da bere anche, è importante. Sì, così. Tutto qua. Quindi è tipo come avere dei bambini? Più o meno la stessa cosa? Sì, più o meno sì. No, non che dici, Eric? No, vabbè, non è come avere dei bambini, è un po' diverso. I gatti sono gatti, i bambini sono bambini. È perfettamente uguale. L'unica cosa che cambia è che i gatti fanno miau e i bambini fanno mue. Ma che dici, Eric? Non è la stessa cosa. I bambini sono molto diversi e hanno bisogno di tante altre cose. Oh, sì, i gatti hanno la lettiera, i bambini hanno i pannolini, quindi è un po' più faticoso perché devi cambiare i pannolini. Vabbè, i gatti sono più puliti. Sì, ok, non è soltanto questo, insomma. Ciao, un bambino è un bambino. È un grande impegno e una grande responsabilità. Anche i gatti, però è diverso. Sì, diventano più grandi. Non sto capendo. È uguale o no? No. Sì, perfettamente uguale. Ecco, ti pareva? Lo sapevo, Dominique, tu non capisci niente. Eric sembra un po' più ferrato, quindi... Vattene, voglio parlare solo con lui. Da sola! Cosa? Devo andarmene? Hai fatto la scelta giusta, dimmi pure. Ma è assurdo! Me ne vado, parlate pure da soli, ciao! Ma che sono venuta a fare? Ah, incredibile, quella ragazza è troppo strana. Viene qui, prima vuole parlare con me, poi non vuole più parlare con me. Ma poi, perché queste domande? Ah, io non la capisco. Lo so, sono bravissimo a dare consigli, dimmi pure. Eric, ma secondo te i bambini sono bravi a fare le foto? Domanda interessante. Sì, perché no? Certo, ci sono bambini più bravi a fare le foto e bambini meno bravi. Tutto questo dipende anche dall'età. Però, se glielo insegni fin da subito a fare le foto, magari diventano anche fotografi da grandi. Non è detto, non è detto. Sì, in effetti. Certo, però se ti fai fare una foto da un bambino che non sa fare le foto, potresti anche venire brutta. Mica è un fotografo. Cosa? Come potrei venire brutta? Certo, si può venire brutti nelle foto. Male, malissimo, inguardabilmente. Cosa? No, aspetta, calma! Che ho detto? Può essere, non per forza! È probabile! Frequentemente succede! No, perché fa così? No, aspetta, non ci... no, Isabella... Ah! Che succede adesso? Eric sta piangendo di nuovo? Aspetta... Ma non è Eric! Isabella, ti chiami Isabella, mica sei brutta! No, non ce la fai a fare le foto, ecco perché cerchi i bimbi. Come farò? Come farà? Con i selfie, così te li scatti da sola. Perché fai così, Isabella? Dominique, aiuto! Isabella piange! Strapiange! Isabella sta piangendo? Questo sì che è un evento strano. Andiamo a vedere. Ragazzi, posso entrare? Ma che succede qui, Isabella? Che succede? Dominique, guarda, aiutami! Io non so cosa fare, fa così, falla smettere! Eric, che l'hai fatto? Cosa l'hai detto? Non è da Isabella piangere in questo modo! Dominique, si è rotta Isabella! Ehi, Isabella, che succede? Proviamo a parlarne? Qualcosa non va? Io non so se sarò capace! Che intendi? No. Dai, calmati! Sta dicendo cose senza senso! Come si sblocca? Ci sarà un pulsante per il riavvio! No. Oh. I bambini sono difficili! Ho capito, adesso è chiaro! Eric, hai capito? No! Non voglio ingrassare!
Dai, Isabella, non fare così. Tranquilla, parliamone. Vedrai che va tutto bene. E poi, maschio o femmina? Dominique, ma di che state parlando? Rick, ma come fai ancora a non capire? Guardala. Che devo capire? Sta piangendo! Shh, non vedi? Ha una felpa molto larga. Oh, è vero! Forse l'ha comprata online e ha sbagliato misura. Io una volta ho comprato delle mutande giganti. Ma non c'è bisogno di piangere per questo. Ma che dici? Sta zitto! Se guardi meglio, anche se la felpa è larga, guarda un po' la sua pancia. Non vedi che è un po' gonfia? Non ci avevo fatto caso. Adesso ho capito cos'è successo. Isabella, hai fatto una gara di hot dog. Cosa? Ma almeno hai vinto. Eric, anch'io una volta ho fatto una gara di hot dog. Poi alla fine avevo una pancia gigantesca, 20 partecipanti, io ho vinto. Smettila. Ti ho detto. A me non piacciono gli hot dog. Forse erano degli hamburger. Eric, ma vuoi stare un po' zitto? Come fai a non capire? Isabella è... È innocente? No! Innamorata! Insensibile! Lei è ingrata! Noi cerchiamo di aiutarla e lei piange! No! Lei è... Incollata! Io sono incinta! Isabella, sei incinta! Cosa? Sì, è così. Sono incinta. Non sapevo come dirvelo. Ero venuta qui per questo. Un secondo, Dominique. Una domanda. Incinta significa che aspetta un bambino? Che ha un bambino dentro la pancia? Eric, non adesso... sai che cosa significa incinta? Certo! Perché fai quella faccia? Smettila! Smettila di fare quella faccia! Che notizia! Isabella, è una notizia fantastica! Noi siamo super felici che tu sia venuta qui a dircelo! Auguri! Giusto, Eric? Auguri! Dio! Diventerò zio! Lo so. Sono felice. Adesso lo sapete. Perché non mi fai gli auguri? Fammi gli auguri! Auguri! Sì! Siamo felici! Isabella, allora resti qui da noi? Che dici? Ti preparo qualcosa da mangiare? Vuoi qualcosa? Sì, ho voglia di olive. Ah, giusto, le olive, dovevo immaginarlo. Te le vado a prendere. Dai, Eric, andiamo a prendere le olive. Resta qui. Sarò zio. Ragazzi, che notizia! Wow, questa non me l'aspettavo proprio. Parla piano. Isabella è incinta. Quindi è proprio vero. Isabella è incinta. Insieme, 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 insieme.